La partita play-out della Triestina è in programma questo sabato pomeriggio allo Stadio Rocco, ma proprio in queste ore sta aumentando l'incertezza circa lo svolgimento della gara. Il motivo è dato dalle mosse del Piacenza Calcio, che ieri sul proprio sito web ha diramato un comunicato che recita: in merito ai recenti fatti di cronaca sul presunto illecito sportivo nella gara tra Pergolettese e Triestina, il Piacenza Calcio comunica di aver presentato istanza al consiglio direttivo di Lega Pro affinché provveda all'immediato rinvio delle gare di play-out del campionato di Serie C Girone A, in programma per sabato 6 maggio 2023. Nelle prossime ore verrà altresì depositato ricorso al Tribunale Federale Nazionale affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei play-out di Serie C Girone A. La società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla vicenda. A beneficio delle stesse società coinvolte e nel rispetto di chi opera e lavora nell'ambiente, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo. La società ribadisce la propria fiducia negli organi di giustizia sportiva e confida in un pronto riscontro. Al netto della posizione del club emiliano, nel frattempo la Lega Pro ha designato la direzione di gara, affidata all'arbitro Marco Saia della sezione di Palermo. Secondo quanto si apprende, la vicenda potrebbe avere un suo sblocco nella giornata di venerdì, nonostante al momento la fase attuale sia quella di indagini in corso, la cui previsione di chiusura rimane tuttavia incerta. La Triestina, dal canto suo, ribadita la disponibilità e piena collaborazione con gli organi di competenza, prosegue nella sua chiamata a raccolta dei tifosi per riempire lo stadio, avvalorata dai prezzi popolari di sposti sia per la tribuna che per gradinata e curva.